Io non ti amavo meno, anzi, alla tua persona aggiungeva altri incanti. Nella sua camera scura come una stanza della tortura, Fedra si dispera per il suo amore incestuoso. È innamorata di Ippolito, in realtà figlio di suo marito, ma per Jean Racine, che nel 600 rilegge la tragedia dopo Seneca e Euripide, il suo desiderio è comunque una colpa. E Minos, mio padre, giù agli inferi, che giudica gli umani! Federico Tiezzi, dopo aver messo in scena Medea, Ifigenia e Antigone, dirige questa Fedra in versi al Teatro Storchi di Modena. Ho finalmente un personaggio che parla di desiderio femminile. Il desiderio femminile è diventato quindi la chiave di volta di questo spettacolo. Elena Jaurov nel ruolo della tormentata regina. Quanta pena mi sarei data per la vostra dolce testa! Forse il personaggio più complesso che io ho affrontato nella mia carriera, è molto interessante da interpretare. Una donna straziata dal desiderio passionale, dalla passione proibita, quindi dilaniata da quello e dilaniata dal senso di colpa di provare questo sentimento così incontrollabile. Il regista guida i personaggi in un viaggio nell'inconscio. L'interpretazione dei versi potenzia questa introspezione. Ed ecco che, salito dal profondo dei flutti, un grido spaventevole lacerò d'improvviso l'aria immobile. Siamo nel 1677, Freud è di là da venire, devono passare due secoli prima che però ci sono già i primi umori illuministi. Racine stesso nega a suo modo la classicità, per cui senti all'interno di Fedra la tragedia greca, però c'è qualcosa che spezza, che rende la tragedia greca, che fa della tragedia greca un dramma psicologico. È di lui che ti devi vendicare. Le nostre cause, Ovvea, sono comuni. L'attore vive, il personaggio vive attraverso quello che dice, quindi ci deve essere un pensiero costante che appoggia la parola. Cioè, e questo non è un lavoro facile a volte, perché il verso ti porta a seguire la musicalità del verso, può essere un po' una trappola, diciamo. Uno spettacolo onirico con tante citazioni artistiche, dai costumi ai quadri alle installazioni sul palcoscenico. In fondo una tragedia che può essere anche letta come un dramma borghese. C'è sempre questo tema di rompere una legge attraverso l'amore. È quello che Fedra fa, attraverso per di più il suo corpo che fisicamente desidera Ippolito, e quindi anche adesso in questa regia ho tenuto molto nella testa il dramma borghese ibseniano. Oh,